sono Suor Maria Cecilia, ho 27 anni e da 7 anni sono qui in Carmelo. Sono entrata dopo le superiori praticamente. E l'anno scorso ho fatto la professione solenne, quindi la decisione definitiva per vivere qui. E appunto mi hanno chiesto di parlare, se ho capito giusto, del cammino dell'interiorità. E innanzitutto io volevo provare a spiegare quello che per me è interiorità, perché a volte penso che parlando di spiritualità, di interiorità, si pensa a qualcosa di vago, oppure di molto serio, non che interessa alle persone normali alla fine, o non alla portata delle persone normali. Allora una perché suora, allora sì, ma gli altri no. E invece io credo che sia veramente il cammino di umanizzazione alla fine, cioè il cammino per vivere sempre più pienamente quello che si vive. Non è questione di essere più bravi, è questione di vivere di più, è questione di rendersi conto che vivere così non mi basta, che posso fare un sacco di cose, posso avere cose sempre nuove, ma non mi basta. E allora poi questo a me ha portato a un cammino che ha portato qua, a un altro porterà da un'altra parte, però il punto è poter vivere veramente per quello che sono io. Un'altra cosa grossa secondo me in questo cammino è proprio la scoperta di sé, perché all'inizio uno parte che dipende molto dal giudizio delle persone, da quello che gli altri pensano di lui, che debba essere, cioè è sempre così, no? C'è sempre questa dimensione, perché è chiaro che uno vuole essere accolto, però più uno accetta questo cammino di capire veramente quello che lui è, di non dover essere schiavo di quello che gli altri pensano o giudicano o credono, scopre di avere dentro qualcosa, uno spazio. Per me l'immagine più evidente è uno spazio in cui può imparare a essere se stesso. Però io credo che, almeno per me, la cosa che ha permesso questo inizio di cammino è stato nell'incontro con Gesù. E comunque nel fatto ogni volta in cui in una relazione tu ti senti accolto per quello che sei, e allora accetti di provare a togliere quelle maschere che avevi su, e quindi scopri che è possibile, scopri che c'è un'altra via, che è bella perché è vera, è bella perché non sei più a dover stare attento a tutti gli altri, ma puoi stare attento a seguire quello che veramente è la tua via. E quindi penso, almeno nel mio cammino, la cosa fondamentale sono state proprio le relazioni, gli incontri. Quindi, se parlando di interiorità, uno pensa a un cammino di pensiero, tutto dentro, invece io credo che parta proprio dal fare esperienza di essere amati, di essere accolti da una persona che ti dice ti accolgo, così nella tua povertà, o da sentirsi perdonati da Gesù, sentirsi amati per quello che si è, non per quello che si pensa che lui voglia che noi siamo, no? Noi pensiamo sempre che lui ci vuole diversi, invece lui dice rimanete, rimanete nel mio amore, rimanete. E quindi penso che il cammino incominci da lì, e da lì incomincia una scoperta sempre nuova, perché il fatto di poter vivere le cose per come veramente sei fa sì che non cerchi più sempre le novità fuori, perché è come se tu potessi camminare sempre più dentro alle cose che succedono. È come se noi possiamo scegliere se vivere sulla superficie oppure un pochino sotto, e ci sono sempre livelli più profondi. E più vai a fondo, più è dove scorre la vita, come no? E quindi la vita ce l'hai più vicina, più vai a fondo. E questa vita inoltre cioè, scorre in te, ma scorre in tutte le persone che incontri, scorre nelle cose che tu fai, nelle situazioni della vita. E quindi più vai a fondo, più incontri anche una comunione. Quindi non è vero che è una cosa di solitudine. Sì, hai bisogno dei momenti di silenzio e di solitudine per mettere insieme, no? Però in realtà è l'unica via che ti apre. Io credo che io prima ero molto più timida, per esempio, perché se tu devi apparire in un certo modo, hai molte più paure. Invece, nella misura in cui sei te stessa, in cui scopri di poter essere semplice, di poter essere quello che sei, perché sei amata così, perché va bene così, allora anche tutto quello che tu vivi lo vivi molto più intensamente, molto più anche allegramente, gioiosamente, con poi anche le sofferenze le vivi tutte pienamente, però vivi tutte le cose che ci sono. E mi viene in mente una frase di Rilke, un poeta, che diceva che voleva vivere tutte le cose perché siano degne di te, di Gesù, del Signore, e vaste. Voglio vivere fino in fondo le cose perché siano degne di te e vaste.
E io credo che il cammino sia quello lì, cioè uno pensa che venendo qua uno si annoi, no? E io invece, cioè più stai dentro, più ti rendi conto che per forza la gente si annoia se non vive un po' in profondità, perché cioè, vabbè, puoi cercare sempre novità, ma non ti bastano. E invece nella misura in cui vai sotto, in cui stai dentro le cose, allora diventano più interessanti, più belle, come qualunque cosa che tu vedi da lontano, vedi qualcosina, poi ti stanchi. Se invece ce l'hai vicino, puoi osservare tanti particolari. Oppure nel rapporto con una persona, se la incontri per 5 minuti, vabbè, finisce lì magari. Invece se ci cammini per del tempo, scopri sempre più cose, è una cosa sempre nuova, c'è sempre spazio in più. E quindi anche tutte le relazioni, tutto diventa molto più intenso, diventa uno spazio in cui camminare. C'è uno spazio dentro di te in cui puoi camminare, che scopri stanze sempre nuove. Teresa D'Avila diceva che dentro di noi c'è un castello e ci sono tantissime stanze in questo castello e al centro del castello c'è Dio. Ma la persona durante la vita scopre tutte queste stanze nel castello per arrivare fino a lui che chiama. E così tu passi la vita a scoprire dentro di te, dentro gli altri, dentro le cose che vivi, questo qualcosa che c'è oltre, quindi le cose che succedono sono l'occasione, ma non è necessario che siano sempre cose diverse, che siano cose che ti emozionino molto, che ti piacciono molto, perché comunque è la via dove lui passa e diventa. Cioè io mi rendo conto che capisco quelli che passano la vita a giocare con la PlayStation o a giocare, cioè a cercare un qualcosa di avventura, no? Cioè cercare o dei film, cioè uno cerca fuori di sé quello che non riesce a trovare nella realtà. E allora ci sono delle invenzioni per dare quello, per fare un po' da palliativo, insomma, no? Perché uno non vive più una lotta, non vive più un'avventura, non vive più una scoperta, non vive più una fatica, non vive più andare sempre oltre, e allora ha bisogno in qualche modo di produrlo. E invece se si accetta di provare a stare dentro la realtà, di provare a stare dentro quello che si è e di lasciarsi amare, io credo, alla fine, perché quello è quello che ti apre ogni volta. E di stare dentro alle relazioni più che si può, fino in fondo, con il Signore, quindi nella preghiera e nel silenzio, perché quelli ti mettono KO, cioè ti fanno emergere quello che tu realmente sei. Ma la stessa cosa anche il rapporto comunitario, comunque con gli altri. E allora, andando avanti in questo cammino qua, uno veramente se le trova dentro, quell'avventura, quella lotta, tutte quelle dimensioni grandi e forti che abbiamo bisogno. E quindi una vita che può sembrare il più piatto possibile come la nostra, in realtà è solo che toglie tutto quello che c'è sopra per poter far emergere questa vita molto più grande che c'è sotto, come la Terra, che è sopra la crosta terrestre, ma dentro c'è tutto un movimento. E noi invece copriamo, copriamo, copriamo. E Tillesum dice che dentro di noi c'è una sorgente e quella sorgente è ricoperta di sassi. E il cammino è quello di scoprire questa sorgente, tirar via i sassi e la sabbia perché possa finalmente riemergere. E poi non è che finisci che una volta che l'hai scoperta è fatto, perché sempre tende a ricoprirsi e sempre invece è da riscoprire, perché è sempre una fatica stare davanti a se stessi per quello che si è e stare davanti alla realtà nudi, cioè lasciandosi colpire, esposti. Però così puoi amare, puoi essere amato e cioè quello che vedi nei film, quello che vedi nella PlayStation, quello che sogni, è realtà, non è un sogno. E quindi ne vale la pena. E veramente dà tristezza quando vedi una persona che sfugge continuamente. E da un lato capisci perché lo sai che non è facile, però dall'altro dici no, ti stai perdendo il meglio. E quindi io credo che proprio possa valer la pena provare a fare questo cammino di vivere, di esserci veramente. Anche Gesù, cioè leggendo il Vangelo, se uno lo legge un po' non moralmente subito, cioè Gesù chiede di vivere, ma di vivere intensamente. Cioè lui faceva gli esempi da tutte le cose del mondo, vuol dire che le cose le guardava, le sentiva, le viveva. E la stessa cosa chiede a noi. Lui è venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, ma proprio come la desideriamo. Proviamo a pensare un attimo a che desiderio abbiamo di vita, ecco, non è un sogno. Quello lì esiste davvero. E è tutta una vita intensa così, con tutte le fatiche, nella bellezza e nella fatica, però vale la pena, insomma.